Ciao ragazzi, benvenuti in questo nuovo video. Ciao! Vi è mai capitato, mentre state configurando un nuovo prodotto, uno a caso per esempio, tipo Broadlink, roba del genere, che siete lì, state connettendo il vostro dispositivo alla nostra assistente, tutto bene, arriva il momento che dovete inserire le credenziali del Wi-Fi e l'inizio gira. E non va a buon fine. Insomma, Amazon ha creato un sistema che può togliere questo tipo di frustrazione. Perché ha inserito ultimamente Frustration Free Setup. Adesso non so se si pronuncia esattamente così. Comunque è una sigla FFS e questa praticamente cosa fa? In attesa dello standard meter, che poi riguarda più che altro le piattaforme inteso come la nostra assistente vocale, quella di Apple, quella di Google, che saranno compatibili, eccetera, eccetera. Queste invece vanno nello specifico per rendere alcuni prodotti, non tutti, semplici da configurare. Che cosa succede? Voi acquistate il prodotto, intanto assicuratevi che riporti la sigla Free Frustration Setup, FFS, e questo farà sì che nel momento in cui l'ho portata a casa, l'ho collegata all'alimentazione, grazie al o il Wi-Fi o Zigbee o il Bluetooth, si connetta automaticamente alla rete domotica di casa vostra. Questo quindi consente di bypassare tutti quei tentativi, come diceva Marco prima, di connettere ad esempio il Broadlink standoci 12 ore attaccati per riuscire a connetterlo. Poi, per amor del cielo, c'è scritto qualcuno che ci ha messo 0, funziona tutto perfettamente, contenti per voi. Quindi questa funzione vi dà la possibilità di bypassare una perdita di tempo veramente incredibile. Amazon ha fatto una grande cosa comunque, perché per il momento noi abbiamo potuto appurare che la TAPO, TP-Link, ha iniziato ad utilizzare questo sistema sui propri prodotti. Quindi abbiamo visto c'è una presa smart su vari prodotti del proprio store, ed è proprio specificata questa tipologia di sistema che permetterà sicuramente una configurazione alquanto rapida. Sarà un po' come quando colleghi l'Echo Dot, che fa tutto lui da solo. E quindi al momento c'è questo marchio che noi abbiamo visto. Altri marchi, magari piano piano, sempre in attesa che arriverà Matter, che risolverà, sembrerebbe, tutti i problemi di tutti i tipi di configurazioni, magari altri marchi potranno iniziare ad utilizzare anche questa tipologia di sistema. Tant'è che Amazon comunque ha messo a disposizione tutta la documentazione necessaria ai vari sviluppatori di prodotti per poter integrare questa funzionalità all'interno di tutto quello che vanno a offrire sul loro portale di vendita. Si spera che si andrà ad allargare. Noi magari vi lasciamo qui sotto un link alla presa, per esempio, della TAPO, e potete andarvi a vedere anche un po' gli altri prodotti. Sappiate che questi hanno tutti la possibilità di questo sistema di configurazione veramente semplificato. Quindi il principio, come diceva prima Marco, è un po' come acquistate il nuovo Echo e mettete il flaggettino, sarà nei miei dispositivi di casa, quindi sarà già connesso al mio account, vi arriva a casa, lo accendete, è già configurato. Il succo praticamente di questa nuova funzione è questo. Speriamo che, come diceva Marco prima, avendo Amazon dato libero accesso a tutti i dati tecnici per poter ampliare questa tecnologia, parecchie case, in attesa di Matter, adottino questo sistema per bypassare tanti problemi. Bene ragazzi, il video si conclude qui. Come diceva Marco, lasciamo qui sotto dei link in descrizione, il link in descrizione, perché noi abbiamo trovato la presa della TAPO, poi se troviamo qualcos'altro allegheremo lo stesso. Aggiungiamo. Io direi che per questo video è tutto, ci vediamo al prossimo. Ciao! Ciao!